Buonasera a tutti, sono le 17, un attimo di attenzione che iniziamo con l'appello, le 18, scusate. Sciolini Borrelli, Menna, Flocco, Ceroni, Cinalli, Orsini, Zaccardi, Ciccarelli, Del Vecchio, Farina, Stefano, Capitelli assente. Pellegrini, Cicchitti, Cappellone, Falcone, Fioriti. Allora, dichiariamo aperta la seduta. Primo punto all'ordine del giorno. Prego, prego. Prego. Aumento all'ordine del giorno che io credo che dato che in questo ordine del giorno, come dicevo, ci sono anche due mozioni che avevamo preparato e presentato, che comunque riguardano la programmazione dei propri punti, quindi la destinazione di una parte di alcuni fondi derivanti dall'entrata straordinaria del Comune inerente alla vendita della Sanità dei Servizi. E considerato anche che queste mozioni sono state presentate un bel po' di tempo fa, quasi un mese fa, ritenevo opportuno sviluppare questa discussione prima dell'approvazione definitiva, diciamo, che la maggioranza propone, ovviamente, inerente alla politica del piano di opere e la conseguente variazione di bilancio. Credo che sia, visto l'inerenza della situazione, credo che sia veramente un discorso di normale che dovrebbe essere fatto da parte della maggioranza, che ovviamente avrà tutta la sua facoltà e la libertà di respingere le mozioni, quindi di approvare veramente il piano proposto proposto appunto dal Consiglio Comunale, però io ritengo che sia una questione di rispetto da parte di una maggioranza nei confronti di una maggioranza che comunque fa una proposta che non è niente di straordinario, semplicemente propone alcune cose su alcuni temi, anche ritengo temi importanti, senza avere nessuna pretesa, però io ritengo che per una opportunità da parte del Consiglio di fare una discussione tranquilla e serena prima di aver approvato definitivamente tutto, perché fare questa discussione, queste mozioni dopo, pur di seguire, dopo aver approvato il piano delle opere pubbliche, variazione di bilancio, quindi sia perfettamente inutile. Mi appello anche credo al Presidente del Consiglio che comunque sia, fino a qua volontà lui che comunque predispone l'ordine del giorno, credo che sia una richiesta di rispetto da parte della maggioranza. Grazie consigliere Pellegrini. Io prendo atto della richiesta. Chiaramente io come Presidente del Consiglio ho preso atto appunto dell'ordine del giorno e considerandola comunque regolare l'ho firmata e l'ho approvata. Se comunque c'è questa richiesta che potrebbe anche essere, secondo me, dobbiamo comunque considerare la proposta e la controproposta, dovremmo considerare proposta quella della giunta, eventualmente la vostra è una controproposta. Io cedo la parola al capogruppo per vedere se viene accettata la richiesta. Mi premeva solo a dire una cosa, stavo pensando che eventualmente queste mozioni possono anche essere discusse nel secondo punto eventualmente. Invece di arrivare al settimo e ottavo punto e discuterle, potremmo anche considerarla come una proposta da inserire nel secondo punto all'ordine del giorno. Comunque c'è la parola del gruppo. No, Presidente, io la penso un po' come lei, nel senso che mi avviso i punti all'ordine del giorno possono rimanere così per due
questioni. Uno, perché non mi sembra logico discutere prima della controproposta e poi della proposta della giunta dell'amministrazione che viene avuto. E poi il gruppo deliberatista può benissimo introdurre l'argomento delle variazioni che propongono loro per la messa in sicurezza delle scuole, e lo possono proporre all'interno del punto numero 2, dove si discute appunto l'adeguamento del piano triennale dell'ordine pubblico. A quel punto, se lo discutiamo nel punto numero 2, diciamo che le mozioni a quel punto sono anche superate. Discutere nuovamente lo stesso argomento. Sì. Sì, sì. No, la proposta che fate all'interno della mozione la potete proporre come emendamento al punto numero 2, che va comunque votato un emendamento. No. Vabbè, comunque la proposta che faccio io è quello che noi possiamo accogliere la loro proposta nel punto numero 2. Se alla maggioranza va bene, può essere inserito. Il punto numero 2 va discusso, non è una ratifica. Sì. Sì, però si possono ritirare le mozioni. Sì, sì, va votata la mozione. Si possono ritirare le mozioni presentate. Cioè, non vedo il problema, non è che questa è una discussione preliminare alla vostra complessiva. Quindi uno discute, lo bocciate, lo dovete, no? No, ripeto, a mio avviso non è logico discutere prima della controproposta e poi la proposta, cioè è quello un po' il controsenso, però. No, figuriamoci. No. Ma abbiamo capito. Ma qual è il senso? Posso? Siccome tu sei uno che naviga nel Consiglio Comunale, lo sai, questa è propedeutica alla variazione del bilancio. È giusto. Quindi, se c'è la volontà della maggioranza di approvarlo, si può fare prima. Se non c'è, possiamo fare pure tu. Mica siamo stati subito a non capire certe cose. Prego, no, scusate, no, anche perché credo che il tutto possa essere anche affrontato senza toni politico forti, perché obiettivamente da quello che ho capito qui abbiamo due mozioni che comunque incidono o comunque potrebbero incidere sul bilancio di previsione, sulle variazioni di bilancio. Quindi gioco forza, dovremmo, penso io necessariamente, discuterle prima per poi andare a modificare, qualora approvate, andare a modificare la previsione. Qualora non approvate si lasciano le cose come stanno. Ma mi sembra del tutto normale e naturale che si discuta prima, trattandosi purtroppo di contestuale ordine del giorno sia della mozione che tratta un impegno di capitale, un impegno quindi di fondi, e sia di una variazione al bilancio che viene presentata, ma non ci vedo nulla di male, mi pare. Sindaco? Scusi Presidente, posso? Grazie Presidente, buonasera a tutti. Come è stato detto, ovviamente qui bisogna valutare la forma di quello che si va a discutere. Ovviamente non è a prescindere dal voto di quel che sarà,
che saranno queste mozioni, e a prescindere da chi l'ha presentata e chi la voterà, qui bisogna vedere nella sostanza dei contenuti. Se nella mozione vengono indicate delle proposte che possono andare a variare il bilancio, quindi anche a parti inverse, io penso che comunque sia sarebbe più opportuno che vengano discusse prima delle variazioni di bilancio. Ma lasciamo stare che la presentata libera testa, ma anche a parti inverse, per me la mia opinione sarebbe la stessa, quindi non discuterle prima, io penso che sarebbe un'imbavagliatura alle proposte fatte dalla minoranza. Grazie. Allora, è evidente che c'è una connessione, come dire, di contenuto e di logica tra la variazione al piano triennale e le mozioni che propone Libera Testa. Ora, senza fare questioni di lana caprina, c'è un problema sicuramente di rispetto della maggioranza nei confronti della minoranza, ma è anche inverso, c'è un problema di rispetto della minoranza nei confronti della maggioranza. Per cui, diciamo, a rigor di logica, quello che dice Giorgio Farina ha un senso, cioè è la maggioranza che fa la proposta, è la giunta che fa la proposta, e su questa proposta la minoranza interviene, dice la sua, può presentare emendamenti a questa proposta al di là delle mozioni, ed è in quella sede che si discute del contenuto, anche perché la proposta della giunta arriva qui non solo come, diciamo, un deliberato di intenti, di indirizzi, arriva vestita, arriva con variazioni di capitoli eccetera, quindi è stata in qualche modo, come dire, valutata, pensata, soppesata e indirizzata agli scopi che la giunta ritiene di dover proporre. Quindi la proposta della giunta, a rigor di logica, dovrebbe essere discussa prima, perché si discute la proposta, quali sono le finalità di questa proposta, quali sono i capitoli di bilancio legati a questa proposta, e poi in sede di discussione la minoranza evidentemente assorbe il contenuto delle sue posizioni all'interno di questo discorso. Dovrebbe funzionare così. Però siccome questa maggioranza è assolutamente aperta e le proposte che fa le ha pesate e le ha pensate, non ha nessun timore a confrontarsi con le minoranze, per cui io ritengo che la proposta possa essere accolta, possiamo fare anche l'inversione, anche se un'inversione è anomala, perché è come se adesso a livello nazionale stanno discutendo appunto di bilancio, allora il governo in carica propone, che ne so, il reddito di cittadinanza, di spendere i soldi del reddito di cittadinanza, la quota 100, la pensione eccetera, prima di discutere qual è il bilancio e le proposte che fa del bilancio il governo in carica, si discute una mozione di Forza Italia o del PD che dicono no, invece noi vogliamo, che ne so, dare più soldi allo sviluppo, diciamo, di una certa specie animale. Non funziona così, lo capite da soli. Ma detto questo, quindi non ha logica e non è supportata da argomenti validi, perché c'è anche il rispetto della minoranza nei confronti delle proposte che fa la maggioranza e che fa la giunta, ma questa maggioranza, essendo aperta al confronto e al dialogo e vorrebbe veramente idee costruttive, penso che possa accettare tranquillamente la proposta e quindi dare spazio, illustrate le vostre mozioni e poi vediamo quanto di utile, di fattibile e di interessante c'è in queste mozioni. Bisogna porre anche a questo punto l'inversione dei punti all'ordine del giorno. Ringraziamo la gentile professione del Cine, però il paragone con il Parlamento. Io ho sicuramente un'esperienza del sindaco, sì, del Parlamento. Però il sindaco sa benissimo che il Parlamento, prima di arrivare in aula un provvedimento, ci sono le commissioni, le cose, dove tutti quanti fanno le loro proposte, se le discute e dopodiché arriva in aula. Qui siamo in un piccolissimo consiglio comunale dove
la minoranza, se vuole fare qualche proposta, ha un unico strumento ed è quello di fare una mozione, perché sappiamo benissimo che anche gli emendamenti per il problema dei pareri, delle valutazioni e tutto il resto appresso, non hanno nessuna possibilità, almeno in questi temi, di essere approvati, e lo capisco benissimo perché diciamo anche nel passato era così. Quindi una mozione che la maggioranza è perfettamente a conoscenza da un mese, che dico, che ripeto, si discute e la maggioranza se l'ha già valutato, perché non è che lo stiamo facendo questa sera, ha avuto tutta la possibilità di valutarlo e quindi è arrivata poi alle conclusioni di non calarlo, di non accettarlo e quindi fa la sua proposta che posterà in aula, così va benissimo, però ripeto, per me è una questione di buonsenso all'interno di un consenso tipo questo, ed è sempre stato fatto così, perché se c'è un argomento la minoranza, solo questa è l'unica occasione che c'ha per fare la cosa. Quindi ringrazio per la situazione qua, però mi sembra, ecco, di non aver preteso nulla di più rispetto a quello che normalmente credo si sia sempre fatto in quest'aula. E qui, come dire, anche l'eccesso di generosità su questo si ha da ridire. Non è così, perché la minoranza ha altre sedi. Allora, la maggioranza non è tenuta affatto, non si è nemmeno sempre fatto così, almeno che io ricordi. Nella mia modesta esperienza di consigliere non è affatto vero che si è fatto così, e come dire, il modello parlamentare è il modello che fa testo anche per le assemblee minori, funziona così, e in questo caso c'è un termine che si dice che quella mozione viene assorbita dalla discussione generale che si fa sul punto all'ordine del giorno, questo è, però siccome bisogna pure aver da ridire quando uno, come dire, è talmente aperto e concede, tanto perché, come dire, bisogna sempre polemizzare su tutto. Allora, è una dimostrazione di grande apertura, trasparenza e disponibilità da parte della minoranza, e qui si ringrazia e si mette ai voti, ma non è che non è così, perché la minoranza, non è vero, perché torno a ripetere che la minoranza, che certamente, come dire, alcuni gruppi sono, come dire, gruppi monocratici, gruppi singoli, quindi è chiaro che non c'è l'articolazione, l'abbiamo spiegato in commissione, ma c'è la conferenza di capigruppo dove si può discutere, eccetera. Certo, se uno poi la conferenza di capigruppo non la discute o non partecipa, non discute lì, non fa le proposte lì, non interviene o non chiede gli elementi, l'ultima riunione di capigruppo mi risulta che il presidente era lì, c'erano tutti i tecnici disponibili, ma diciamo le domande fatte o le richieste fatte erano quelle che sono. Detto questo, quindi, la minoranza ha tutte le sedi per fare proposte e articolare. Dal punto di vista logico e dal punto di vista procedurale non ha senso, perché si discute prima la proposta e l'indicazione che fa la giunta alla maggioranza e poi si discute quello che ha da dire la minoranza, e la minoranza ha la possibilità di intervenire nel punto che è stato messo all'ordine del giorno, che è un punto che prevede appunto variazioni di capitoli bilancio, che è stato soppesato, e in quella sede, visto che il punto è conosciuto, la minoranza ha tutta la facoltà di presentare emendamenti. Siccome si discute per capitoli, piano triennale, eccetera, uno può presentare, per farla molto breve, dite benissimo, cancellate tutto quello che avete messo, propongo l'emendamento che tutta la cifra della Sangro Servizi sia destinata a una scuola. Poi ci spiegherete quale, perché non basta tutta la cifra. Si fa così, funziona così, è così. Dopodiché vogliamo discutere prima, discutiamo, ma per cortesia, insomma, abbiate un minimo, se non altro, di comprensione e di buonsenso. Allora, mettiamolo in votazione e andiamo avanti. Allora, votiamo per l'inversione dei punti 7-8, che a questo punto, se dovessero essere approvati, diventerebbero punti 2 e 3. Chi è favorevole? Allora, all'unanimità, l'inversione dei punti dell'ordine del giorno viene approvata. Allora, quindi punto numero 2 all'ordine del giorno. Allora, punto numero 1, approvazione verbali sedute precedenti. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, all'unanimità, il primo punto all'ordine del giorno viene approvato. Punto numero 2 all'ordine del giorno. Mozione del gruppo consigliare Liberatessa, protocollo numero 21785 del 16 ottobre 2018, avente ad oggetto messa in sicurezza sismica dell'edificio scolastico di Piazzano. La parola al consigliere Pellegrini.
Grazie Presidente. Dunque, questa proposta, che poi l'abbiamo declinata con una mozione per dargli comunque un valore maggiore, perché la mozione, il Consiglio Comunale si esprime, lo vota, è molto semplice, quindi non vuole essere praticamente nessuna prevaricazione di scelte che la maggioranza ovviamente fa in piena ed esclusiva libertà, però praticamente noi, prendendo spunto da diciamo alcune situazioni che si stanno verificando in questa zona e quindi nella zona di Piazzano, quindi interessata sia dagli interventi seguenti alla retrocessione dell'area dell'ex gru e quindi dei soldi destinati ad alcuni interventi proposti là sopra, alcuni di essi sono stati conclusi in questi giorni, e oltre ovviamente alla possibilità, quindi all'ingresso nelle casse comunali di importanti ulteriori somme, tipo quelle della Sangro Servizi, abbiamo fatto una valutazione che, verificata appunto la messa in sicurezza già effettuata dell'area ex gru di Piazzano con la realizzazione dei primi due lotti, dove il Comune ha speso circa 200.000 euro, credo, i primi due lotti, e quindi l'area è perfettamente in sicurezza rispetto alle problematiche che erano emerse, diciamo, anche in sede di perizia del perito, tutta la discussione che si è sviluppata all'epoca, che anche lì, ripeto, c'è stata una, secondo me, una sopravvalutazione di ciò che aveva scritto il perito, però tant'è. E quindi c'è la possibilità di lavorare sugli ulteriori due lotti che in questa fase risultano perfettamente inutili realizzarli. Credo anche che nell'eventualità si realizzassero, credo che veramente sia uno sperpero di denaro pubblico, e che praticamente già una somma importante, perché si ragiona, credo, su due lotti circa 150.000 euro, quindi una somma importante, anche perché noi riteniamo che su quell'area debba, e noi lo continuiamo a sostenere in maniera sempre vigorosa, il fatto di lavorare su quell'area per dargli una destinazione di sviluppo, e quindi lavorare su tutti i fronti per cercare di trovare un intervento possibile che porti ad una valorizzazione di quell'area, un'area di quelle dimensioni. In quel posto io credo che sia da irresponsabili lasciarla in quelle condizioni, non perché sono condizioni diciamo cattive o che voglia criticare il lavoro fatto, assolutamente, ma lasciarla in quelle condizioni nel senso che di non programmarci nessun intervento sia da irresponsabili. Quindi noi sosteniamo ancora questo, tanto di più proprio questa proposta viene proprio da questo fatto che è inutile spendere appunto questi ulteriori soldi se c'è la possibilità di avere comunque una valorizzazione con una qualsiasi tipo di edificazione che ci si voglia fare sopra per tornare ad avere qualche cosa in più rispetto allo status quo di questo momento, e magari se c'è la possibilità di aggiungere a questi 150.000 euro qualche altra piccola somma, piccolo o grande che sia, ovviamente noi non sappiamo quant'è l'importo necessario per adeguare l'edificio della scuola di Piazzano, però riteniamo che comunque sia avere dei fondi che può essere anche una parte di messa a norma di quell'edificio, perché magari non c'è la capienza complessiva per mettere a norma l'intero edificio,
ma comunque sia, con questi soldi più qualcos'altro, non riteniamo, non diciamo che dobbiamo impegnare tutte le somme introitate dalla Sangro Servizi, io credo che si possa lavorare in questo senso, e non mi sembra che sia una proposta destituita di qualsiasi fondamento. È vero che gli edifici scolastici sono, diciamo, la maggior parte è stata messa a norma, alcuni si stanno mettendo a norma in questo periodo, però capiamo anche dall'altra parte che per diciamo, realizzare tutti gli interventi sulle scuole affidandoci solo ed esclusivamente a finanziamenti diciamo ex sovracomunali occorre un bel po' di tempo, perché sono già dal primo intervento che si è fatto praticamente le scuole, che ormai è passato 4-5 anni se non di più, magari occorreranno altri anni per completare la messa a norma degli edifici scolastici, e credo che con quello che sta succedendo, specialmente in questi ultimi 2-3 anni sotto l'aspetto sismico, non è che possiamo tanto permetterci di prendercela con comodo e aspettare solo ed esclusivamente il finanziamento sovracomunale. Quindi io credo che prima di alcune altre tipologie di interventi debba essere messa come priorità l'adeguamento di questi, diciamo, ultimi edifici che sono rimasti purtroppo ancora senza interventi. Ci sono interventi? Aspetto molto brevemente un aspetto normativo, nel senso che noi sappiamo che nel 2003 sono state aggiornate le zone sismiche del territorio nazionale, ad essa in base a una prima classificazione dell'84 che era zona diciamo non sismica, è diventata zona sismica 3. In base a questa ordinanza della Protezione Civile del 2003 le amministrazioni devono procedere alla verifica degli edifici, delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione a conseguenze di eventuali collassi. Ad oggi la tempistica di tale verifica è ancora oggetto di proroga, ma comunque nell'ordinanza viene comunque evidenziato la necessità di adeguamento sismico degli edifici pubblici, che deve essere tenuto in considerazione da parte delle amministrazioni pubbliche nei documenti programmatori che ogni anno va ad approvare, quindi nel piano del triennale delle opere pubbliche, nei DUP e tutti gli altri documenti. Il fatto che la stragrande maggioranza di opere di messa in sicurezza vengono effettuate con entrate extracomunali lo dobbiamo anche al fatto che non parliamo di piccole somme, non parliamo di piccoli interventi e di poche migliaia di euro. La messa in sicurezza sismica di un edificio non può ricondursi, a nostro avviso, ad interventi precipitosi e molto spesso palliativi con costi contenuti, perché alla fine di quello si tratta, ma si riferiscono ad interventi molto costosi che molto spesso non rientrano nelle possibilità economiche delle amministrazioni comunali, e quindi lo Stato molto probabilmente anche per questo ogni anno mette a disposizione dei contributi, dei finanziamenti a cui i comuni possono fare domande e quindi partecipare con progetti, appunto per andare in aiuto ai comuni. Questo, se non sbaglio, è stato già fatto per la scuola Cinalli con dei finanziamenti, credo, del governo Renzi, e poi con il primo lotto della scuola Domenico Ciampoli, lo stesso con il governo che c'era. Per quanto riguarda l'edificio di Piana Lafara, lì sappiamo che l'edificio è composto da due corpi di fabbricato, uno risalente agli anni 60 e uno agli anni 90, più o meno. Entrambi, e quindi tutta la struttura, hanno un atto di collaudo redatto dai tecnici competenti incaricati, quindi ad oggi la scuola, diciamo, non presenta problemi. Sempre nell'ordinanza del 2003 è stata effettuata una valutazione
del livello di affidabilità della struttura e vulnerabilità sismica dell'edificio di Piazzano, che si conclude evidenziando che tutto il fabbricato che ospita la scuola di Piazzano è strutturalmente agibile per lo svolgimento delle attività scolastiche. È evidente che questi aspetti non significano una mancata attenzione da parte nostra alla situazione, tant'è che oggi gli uffici sono stati incaricati da parte dell'amministrazione comunale a dar luogo alle procedure per l'attivazione dei relativi canali di finanziamento per prevedere un'adeguata caratterizzazione appunto dell'edificio. Stessa cosa, lo introduco qua, poi casomai lo riprendiamo anche dopo, per la scuola di Janico. L'amministrazione comunale ha approvato nel dicembre 2017 uno studio di fattibilità per lavori di ristrutturazione edilizia, miglioramento sismico e messa a norma di quella scuola per un importo di 700.000 euro solo per la scuola di Janico. Parliamo di circa 1.000 euro a metro quadro per fare questi lavori di miglioramento sismico e messa in sicurezza. Detto progetto evidenzia altresì che la scuola non presenta criticità immediate da un punto di vista sismico, da un punto di vista statico. Inoltre vi ricordo che l'intervento è contenuto anche nel piano triennale delle opere pubbliche che abbiamo approvato e che comunque prevede un'entrata non da entrate di bilancio ma appunto da finanziamenti extracomunali, quindi statali, e gli esiti di questo progetto li avremo, credo, entro la fine dell'anno. Per l'area dell'ex gru, senza tornare adesso sulle vicende del contenzioso che si è concluso nel settembre 2017, va evidenziato comunque che gli interventi in corso sono un primo, diciamo, il frutto delle indicazioni anche della sentenza di quel contenzioso, nonché anche di una celere programmazione da concludersi entro l'anno per impegnare quei soldi, altrimenti sarebbero andati a disavanzo di amministrazione al 31/12 e non avremmo anche potuto utilizzarli per fare quei lavori. Ciò che è stato finora realizzato nell'area ex gru è il ripristino, l'adeguamento e il potenziamento dei sistemi di reggimentazione delle acque, anche perché quando piove sappiamo quello che succede, oltre che a rispondere alle prime esigenze funzionali per rendere funzionali questi spazi finora di risulta. Ovviamente gli interventi sono complementari a un intento di questa amministrazione di riqualificare l'intera area. A tal proposito l'amministrazione sta lavorando per nei prossimi mesi, nei prossimi anni sarà intenzione nostra di concludere la riqualificazione di quell'area. Stiamo lavorando anche per valutare dei partenariati pubblico-privato. Adesso la forma non lo so, però stiamo lavorando per trovare la soluzione migliore. Le cose fatte in fretta e con pochi soldi non portano a niente se non allo sperpero di denaro pubblico. La somma, il discorso che stiamo facendo questa sera per quanto riguarda le entrate straordinarie della vendita delle quote rimanenti della Sangro Servizi, prima di tutto lo stiamo utilizzando per estinguere un mutuo e poi per soddisfare interventi che rientrano nelle priorità del programma di questa amministrazione, tra l'altro alcuni già presenti nel piano triennale delle opere pubbliche, quindi abbiamo già discusso ampiamente e sono attività atte anche a soddisfare in parte, non tutte, le richieste provenienti dai cittadini su problemi seri che abbiamo sul nostro territorio, e mi riferisco alla manutenzione, soprattutto alla manutenzione delle strade, non a caso mettiamo a disposizione una bella somma, il completamento della sala di Monte Marcone, arredo urbano, manutenzione straordinaria degli edifici, sistemazione di aree verdi e quant'altro. A livello politico potrei dire, per quanto riguarda l'adeguamento sismico delle scuole,
Perché voi in passato, per esempio, non l'avete fatto con le entrate della farmacia, del 49% della Sangro Servisi, del ristoro di Terna, e invece avete seguito la strada dei finanziamenti statali per sistemare la scuola Cinalli e il primo lotto Domenico Ciampoli? Lo stesso discorso stiamo facendo noi. E quindi non è che è logico seguire la strada che l'amministrazione comunale sta seguendo attualmente. Dopodiché, sono scelte che fa l'amministrazione comunale. Noi abbiamo avviato, anzi stiamo continuando la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico degli edifici scolastici, perché ci teniamo. Quindi a breve avremo il plesso scolastico più grande della nostra città, Domenico Ciampoli, che sarà completamente adeguato a livello sismico. Primo lotto, secondo lotto che partirà. Abbiamo fatto la richiesta, scuola Cinalli è completamente adeguata a livello sismico, abbiamo fatto la richiesta di finanziamento per la scuola di Janico, e speriamo che tutto andrà bene. Subito dopo andremo avanti con tutte le altre scuole che non presentano criticità e problemi seri da dover intervenire. Cioè, solo questo. Se non ci sono altri interventi, consigliere Fioriti. Io comprendo assolutamente le motivazioni che espresse dal consigliere Farina, però il problema nostro è che quando si tratta di toccare un argomento come quello delle scuole, sicuramente non è che possiamo far finta di niente. È chiaro ed evidente che un intervento complessivo ad hoc e ultimativo viene ad incidere parecchio sul bilancio, però è anche vero che di fronte alle ultime scuole che sono rimaste da sistemare, un intervento che ponga nella maggiore sicurezza possibile, sempre ai fini sismici, gli edifici di cui si tratta, quindi per adesso parliamo di quella di Piazzano, sicuramente vede il favore del mio gruppo, anche perché tengo a ribadire che i soldi, i proventi della Sangro Servizi devono essere destinati essenzialmente sia all'estinzione dei mutui, quindi l'estinzione dei mutui è una cosa che bisogna percorrere per forza, e sia agli investimenti. Nel caso quindi non ci discostiamo assolutamente dagli indirizzi dell'impiego dei soldi, e quindi tutto sommato si potrebbe attuare questo intervento di mettere maggiormente, ripeto, in sicurezza le strutture di cui si parla. Altri interventi? Non possiamo per dichiarazione di voto? Interventi? L'intervento di Farina, ma solo per quanto riguarda il discorso diciamo generale. Però, caro Giorgio, alcune cose vanno precisate. Io ho cercato anche di precisare nel mio intervento prima, diciamo prima che quello che ho fatto prima, però evidentemente tu c'avevi l'intervento già scritto e quindi non hai aggiornato all'intervento. Cioè, io ho detto alcune cose in merito, tu hai fatto una premessa diciamo normativa in maniera generale, che è vera, insomma non è che dobbiamo nasconderci dietro un dito, però io ho fatto alcune precisazioni che negli ultimi anni questo aspetto diciamo sismico ha avuto delle notevoli modificazioni. Quindi se mi viene a dire che l'edificio di Piazzano è un edificio che è stato collaudato e per cui dobbiamo stare tutti tranquilli, non voglio fare allarmismo, non è nel mio costume, è chiaro che è così, perché se è stato fatto una struttura che rispettava alcune normative all'epoca della costruzione,
Il collaudo si fa se, e dice il collaudatore, sì, è stata rispettata la normativa di quando è stato costruito l'edificio. E questo è pacifico, succede, è sempre successo in questi termini. Altra cosa è dire quell'edificio sta a posto sismicamente, è un'altra storia, è completamente diversa. È vero che la normativa è cambiata, non solo adesso è passata a zona sismica, ma tutto il territorio nazionale è passato a zona sismica, ma al di là delle carte e delle perimetrazioni dove dice no, il terremoto non si ferma al confine del comune, questo comune è classe 2, questo è classe 3, se arriva il terremoto al confine si ferma perché questo dice classe 3, non ci andiamo, non è così. E la dimostrazione sta proprio nel fatto che gli ultimi anni e gli ultimi eventi che si stanno verificando stanno dimostrando proprio questo, e cioè che vengono interessate zone che non sono state mai interessate, tipo la Puglia, che è sempre stata una regione, sempre stata classificata come una regione dove l'effetto sismico non doveva mai succedere. Ultimamente, proprio qualche settimana fa, abbiamo avuto delle scosse anche a Bari. Quindi questo è un aspetto molto delicato su cui si deve fondare un discorso di questo genere. Quindi ho fatto questo tipo di premessa proprio per non essere polemico e per non fare strumentalizzazioni. Quindi il mondo, io credo, sotto questo punto di vista, rispetto a quelle che come si ragionava 10 anni fa, rispetto ad oggi è totalmente cambiato, e credo che un'attenzione vada posta su questa problematica. Poi ci accuse che praticamente perché non l'avete fatto voi e di cose. Noi sull'edificio Cinalli, caro Giorgio, abbiamo messo dei fondi comunali anche, importanti, oltre il 30% di quell'intero finanziamento è stato coperto da fondi comunali. Quindi non è che ci siamo dimenticati, ovviamente non è che abbiamo potuto mettere a norma tutte le scuole di Atessa in 3-4 anni. È vero che abbiamo preso anche dei finanziamenti dati dal governo, nessuno non riconosce questo, però io ho detto semplicemente prima che non possiamo solo affidare, non è che ho detto che non bisogna attingere dalle risorse che vengono sovraccomunali, ma se c'è la possibilità, io penso che in questo frangente, specialmente per la scuola di Piazzano, come ha ricordato, sono due corpi che potrebbe tranquillamente essere messa a norma una alla volta, con somme che io ritengo che con quei fondi su cui non hai risposto, non ancora spesi sull'area ex Piazzano, con una piccola integrazione si può fare, perché ragioniamo di 200.000 euro, credo che qualche progetto esiste già negli uffici del comune dove si parlava di 150.000 euro. Quindi io non sto dicendo che dobbiamo fare o impegnare tutte queste somme nuove che vanno, io sto dicendo di riprogrammare alcune somme perché non servono lì, e non mi potete dire il contrario, perché se non avete aperto nemmeno le buste dell'ultimo lotto di quell'intervento significa che non siete convinti nemmeno voi di farlo. Poi vi viene a dire abbiamo fatto in fretta all'epoca e quindi abbiamo fatto quello là, va bene, non è un problema, ora si può rimediare. Significa riprogrammare quei fondi, perché sono lì a disposizione da oltre un anno, e dire investiamoli su un edificio importante per una zona, ma non perché quella zona, perché comunque ci vanno i ragazzi. Quindi prendere quei soldi non spesi, aggiungerci qualche altra piccola somma che si può prendere dalla vostra proposta, avere una bella somma di 200.000 euro è un intervento, seppur non fatto male, devi fare un intervento che poi ci devi rimettere mano, no, significa fare per parti come si è fatto per l'edificio qui che dicevi tu di Ciampoli, lì fare tutto ci volevano 2 milioni di euro e passa, si è fatto un pezzo alla volta, però quel pezzo che è stato fatto, quando è stato finito, è a norme, stiamo tranquilli. Adesso c'è la possibilità, si è preso l'altro finanziamento, si fa l'altro pezzo. Quindi si può adottare la stessa situazione in quella situazione di Piazzano. Quindi non è che noi dobbiamo avere sempre, perché ma a fine che per fare tutto ci vogliono 300-400.000 euro, non ce l'abbiamo mai, lasciamo sempre così. Ci abbiamo 200, possiamo mettere a posto una parte, mettiamo a posto una parte, non vedo perché non si possa fare. Tutto qua. Poi scusate, se voi ritenete più utile fare gli interventi che avete proposto rispetto alla messa a norma di questo edificio, tipo l'arredo urbano, tipo il verde pubblico, il parco, è una scelta vostra,
e noi rispettiamo ma non condividiamo ovviamente. Se non ci sono altri interventi, la parola al sindaco. Vedi, quest'ultima affermazione del consigliere Pellegrini indica chiaramente come bisognava partire dalla testa, dalla proposta, per capire esattamente perché, essendo quella comunque una cifra limitata, le risorse vengono destinate ad alcune opere o altre, e le scale di priorità possono essere diverse, è perfettamente legittimo. Però, vedi Pellegrini, mi pare che tu stessa hai detto una cosa molto importante che rivela come non possiamo mettere tutto in sicurezza, non potevamo mettere tutto in sicurezza in 3-4 anni, e difatti non si può mettere tutto in sicurezza in 3-4 anni, e nemmeno noi possiamo mettere in sicurezza tutte le scuole in un anno, quelle che sono rimaste. Tra l'altro io francamente lo dico molto, come dire, anche apprezzando su questo terreno l'opera fatta in precedenza, trovo abbastanza oziosa questa discussione, perché comunque ad essa, con la precedente amministrazione e con l'attuale amministrazione, sta sul binario giusto e sta progredendo con i tempi naturalmente possibili, date le ingenti somme che richiedono questi interventi e date le diverse procedure che ci sono, sta procedendo gradualmente, è uno dei comuni, come dire, virtuosi, che sta procedendo gradualmente alla messa in sicurezza delle scuole, l'ha fatto prima e l'ha fatta adesso. Il problema qual è? È la strada del finanziamento che ci vede in dissenso, non la necessità o l'utilità di mettere in sicurezza queste scuole. Su questo siamo d'accordo, ma abbiamo detto e ripetiamo che la complessità appunto della tematica che illustrava anche il capogruppo Farina dice che gli interventi in sicurezza degli edifici scolastici sono ormai pressoché totalmente, nella totalità, pressoché totalità dei casi, e per l'intero territorio nazionale, questo è il punto, legati a finanziamenti regionali, statali e comunitari. Ci sarà una ragione. Questi finanziamenti in parte possono trovare anche cofinanziamenti da parte del comune con cifre minime, come avete fatto voi in passato, e se rispetto alla spesa complessiva il 30%, certo, rispetto al 100% è un terzo, no? Cioè è minimo, c'è cioè una parte, vabbè, è una parte minoritaria, va bene, e il 30%, l'altro 70% ce l'ha messo lo Stato, ce l'ha messo la Regione. Allora, noi tra l'altro, perché trovo oziosa? Perché questa discussione si fa poche settimane dopo che questo comune, sulla base di una richiesta fatta nei mesi scorsi da questa giunta, ha avuto un finanziamento di 640.000 euro per finire di mettere in sicurezza tutta la scuola più grande che ha a Tessa, che è il complesso Ciampoli. Cioè non è una cosa rinviata a un divenire, a un domani incerto e nebuloso, è già successo. Cioè siamo su questa strada, ma ve lo immaginate se non avessimo fatto, non avessimo ottenuto questo finanziamento e non avessimo finanziato avessimo finanziato quest'opera con l'entrata della Sango Servizi? Chi ci dovevamo finanziare prima? Perché poi la cifra è modesta, ci finanziavamo la Ciampoli, ci finanziavamo la Janico, ci finanziamo il piano d'affari. Così Janico è già avviata, è avviata con i fondi, con un bando che c'è, perché sono bandi diversi del Ministero dell'Interno. Quindi sono tutte, come dire, opere di messa in sicurezza, in parte già realizzate, in parte finanziamenti già ottenuti. Cioè, poche settimane dopo che questo comune ha ottenuto un finanziamento di 640.000 euro a totale carico della Regione, e che dobbiamo fare? Dobbiamo vergognarci? Oppure no, però siccome non ci abbiamo rimesso niente, noi ce ne mettiamo altri. Se in futuro ci saranno delle altre opere di cofinanziamento, parteciperemo pure noi al cofinanziamento per un terzo, per un quarto, per quello che sarà. Oggi, come dire, questa è una delle aree che non è che non è di primaria importanza, ma che non richiedono un intervento straordinario di dissanguamento delle modeste risorse del comune,
per una cosa che, come dire, è giusto perché, come dire, dobbiamo determinare un certo allarme nell'opinione pubblica, ma lasciamo perdere, perché il Comune di Atessa, ripeto, nella messa in sicurezza delle scuole, per quello che è stato fatto prima, per quello che è stato fatto adesso e per quello che si farà anche l'anno prossimo, è un comune virtuoso che ci sta arrivando a mettere in sicurezza, scegliendo però come strada di finanziamento la strada maestra, che è quella dei finanziamenti o dei cofinanziamenti regionali, statali, comunitari. Quella è la strada. Quindi andare a dirottare un'entrata straordinaria che deriva dalla vendita del patrimonio comunale per fare una spesa straordinaria non rientra nelle nostre scelte, perché riteniamo più importante fare le strade in questo momento, perché abbiamo strade impercorribili, pericolose, queste sì pericolose all'incolumità di tutti i cittadini, e corriamo in continuazione il rischio di cause che ci vengono fatte per incidenti, per cose che succedono alle strade. Questa è una scelta, è una valutazione politica, che l'amministrazione si assuma la responsabilità. In questo momento l'emergenza vera di questo comune, penso non solamente di questo comune, sono le strade, è la impercorribilità delle strade, che da anni e anni sono in stato di totale abbandono. E quindi, dovendo scegliere, scegliamo queste strade. Poi, visto che l'avete anticipato, se avessimo seguito l'ordine logico e procedurale, avremmo anche spiegato che la maggior parte di questa cifra, che deriva dalla Sangro Servizi, ha manutenzione straordinaria, quindi sono investimento strade, 205 è il mutuo, non è così meccanico, vedi Fioriti, perché la legge impone che è il 10%, quando ci sono queste entrate devi accantonare per il 10%, tu lo sai quanto abbiamo accantonato invece per il mutuo? Perché sennò si fa subito a dire, appunto. Discutiamo dei numeri, presentate emendamenti precisi e avete le risposte. Quando abbiamo accantonato invece noi di percentuale? Abbiamo accantonato il 23%, più del doppio di quello che ci impone la legge, per estinguere un mutuo che poi spiegheremo che mutuo è e che è onerosità. Quindi noi stiamo andando in quella strada, su quella direzione, che è perfettamente, come dire, giustificata, legittima, comprensibile e prioritaria in base alle esigenze del territorio. Per quello che riguarda l'area della ex gru di Piazzano, non stiamo a ricordare l'annosa vicenda del contenzioso che ha portato di fatto solo a un terzo dell'importo richiesto per l'assicurazione, il risarcimento, eccetera. È evidente che, essendo arrivata questa, diciamo, questo importo alla fine dell'anno, dove c'erano appunto diverse difficoltà di vario tipo e di varia natura, risente della frettolosità, ma questo è evidente che noi andremo a riprogrammare. Intanto abbiamo dovuto fare alcuni lotti che comunque sia la sentenza ci imponeva, ma al di là della sentenza erano utili, perché riguardava la regolamentazione, la regimentazione delle acque, che lì presentano problemi di criticità. È evidente che i lotti successivi sono stati fatti per impegnare la somma e per evitare che quelle somme finissero nel fondo pluriennale vincolato, che in pratica ci ingessava quella somma e non ci permetteva di spenderla. Invece, avendo fatto così, è evidente che quei lotti a cui faceva riferimento Pellegrini, gli ultimi due, possono essere tranquillamente riprogrammati e saranno riprogrammati, e abbiamo intenzione di riprogrammarli. Ma quando li riprogrammeremo, e lo faremo presto, penso prima della fine dell'anno, lo faremo per fare altre opere necessarie, primarie e indispensabili in quell'area e in quella zona del territorio comunale che sta attorno all'area della ex gru di Piazzano. Saranno destinate a quelle opere lì. E per quello che riguarda, diciamo, l'utilizzazione, certo, non è che viene tutto fatto. Già gli uffici tecnici lo sanno, stanno qua e lo possono confermare, gli uffici tecnici sono stati già incaricati di studiare tutte le forme per la migliore utilizzazione di quell'area. Probabilmente si sta studiando se fare e in che modo fare un avviso pubblico, che va spiegato. La nostra intenzione è fare un partenariato pubblico-privato
in quell'area, però voi mi insegnate che il partenariato pubblico-privato può essere fatto in vari modi, può essere a iniziativa privata, può essere il comune che indice un bando, un concorso di idee, tutte queste cose appunto per evitare la fretta, e l'anno scorso a conclusione del bilancio non c'erano tutti i tempi per valutare, adesso ci sono, saranno valutati e lo faremo. Voi potete dare benissimo anche un contributo ideativo, operativo, invitando evidentemente, se conoscete, anche investitori privati interessati, si facciano avanti, ma sarà sicuramente presentato e presenteremo le intenzioni, e gli uffici sono già stati incaricati di valutare in che forma anche emettere il bando che comunica questa intenzione del partenariato pubblico-privato, che può avere varie forme, anche la forma dell'iniziativa privata, ad iniziativa privata. Quando avremo tutto questo ci arriveremo, ci stiamo arrivando, non c'è nessuna fretta e nessuna ansia. Oggi stiamo parlando, questo è l'ordine del giorno e riporta all'ordine del giorno, come utilizzare le entrate straordinarie che derivano dalla vendita della Sangro Servizi, che tra l'altro, come dire, non era nemmeno sicurissimo che saremmo arrivati a questo punto in questo modo, e come impegnare con spese straordinarie quella somma lì. Noi abbiamo il nostro programma, abbiamo il nostro progetto, abbiamo fatto le nostre valutazioni e presentiamo appunto l'aggiornamento del piano triennale sulla base delle scelte che abbiamo fatto. Ed è chiaro che se faccio una scelta, altre mi sono precluse. I fondi sono quelli, le risorse sono quelli. Se voi pensate, quasi il 60% di quella somma è impiegata per estinguere un mutuo e per fare le strade, non è che ce ne rimane poi molto, è evidente che il resto è l'ispirazione, e lo spiegheremo meglio quando arriveremo finalmente al punto centrale, all'ordine del giorno. L'intenzione di questa amministrazione è di puntare alla cura e alla manutenzione del territorio e alla valorizzazione del territorio, e al tempo stesso alla cura e alla manutenzione del patrimonio comunale, che anche quello va deperendo, ha diverse criticità. È inutile poi venire a fare volta per volta l'interrogazione sul singolo aspetto. Dice San Pasquale se ne vanno i monaci perché non ci possono più abitare, ma con quali soldi rimettiamo a posto un'ala del convento di San Pasquale? Con quali soldi lo dovremmo fare? È inutile poi venire a dire volta per volta le singole criticità, le singole problematiche. Abbiamo un'entrata che ci permette di fare alcune cose e le utilizziamo in quella direzione là, non lo distogliamo per altre strade, perché per altre strade ci sono altri progetti. Per le scuole, l'ho detto, la strada maestra è quella là dei finanziamenti europei, comunitari, statali e regionali. L'abbiamo ottenuto, non è un dover essere, non è un desiderio, l'abbiamo già fatto. Per Ianico lo stiamo facendo, su Piazzano ci sarà il bando, il concorso, la gara, partenariato pubblico-privato, valuteremo tutti insieme quali sono le proposte, quali sono le migliori, facciamo e portiamo e mettiamo in campo tutte le proposte migliori e le valuteremo assieme. Questa è la strada e su questa strada stiamo andando. Grazie. Grazie Sindaco. Posso? Per dichiarazione di voto. Prego. Dai, dichiarazione di voto. Allora, il sindaco è sempre bravissimo a cercare di deviare ovviamente le cose che uno, diciamo, che vengono dette dagli altri, ma a prescindere da questa considerazione, noi non abbiamo detto di togliere i soldi dalla manutenzione delle strade per fare questa cosa qua. Punto primo, non l'abbiamo detto. Siamo convintamente concordi sulla scelta di destinare soldi alla manutenzione delle strade, anche perché l'affermazione seguente che lei ha fatto, che sono, le strade sono state lasciate abbandonate per decenni, è falsa. Perché se va nell'ufficio tecnico può tranquillamente farsi dare l'elenco delle strade e gli importi messi sulle strade negli ultimi 5 anni. Tutte le strade comunali. Tutte, cioè quelle che abbiamo fatto ovviamente, tutte, mo torniamo al discorso delle scuole prima, ovviamente non sono tutte, il comune di Atessa ha non so quanti chilometri di strada, certamente non abbiamo avuto la disponibilità di rifarle tutte, ma la considerazione di rimettere a posto la maggior parte delle strade del comune, che era proprietà del comune, penso che sotto gli occhi di tutti, e ripeto, sono gli atti, basta vedere là l'elenco delle somme, altre che 300.000 euro. Abbiamo superato i 2 milioni di euro, quindi
ha voglia a mettere a impegnarsi sindaco per fare tutti quei lavori che sono d'accordo, che sono d'accordo che non sono sufficienti. Va bene, ma non c'è problema. Non c'è problema, va benissimo, noi siamo contenti, non siamo contrari a questa posizione, però non abbiamo detto di prendere quei soldi là che lei ha giustamente destinato alle strade, però dico, abbiamo detto 150.000 euro di quei soldi che lei l'anno scorso ha programmato, però anche su qua fa un'affermazione molto, credo, che non debba essere fatta, che un sindaco credo non possa essere fatto. Che lei mi viene a dire che l'anno scorso per le velocità e per non far tornare quei fondi nel fondo pluriennale vincolato lei ha approvato qualcosa. Significa che lei ha fatto qualcosa per aggirare la norma? Sindaco, non si può fare. Sindaco, non si può fare perché il requisito primario per impedire che quei fondi tornavano significa indire la gara. E se un comune indice una gara... Non penso che lei può venire in aula a dire l'abbiamo fatto per non perdere i soldi. Ma che stiamo scherzando? Cioè guarda, è follia. È follia. E non faccia così. Io sfido i tecnici a rispondere e a dire queste cose qua. Se lo poteva tranquillamente risparmiare, perché lo sappiamo tutte le difficoltà nell'amministrare. Però non a venirla a dire in aula. Almeno questo. Apprendiamo con soddisfazione anche il fatto che ha ripensato su quell'area ciò che era super convinto l'anno scorso, perché l'anno scorso lei ha fatto incontri, articoli di giornale e quant'altro totalmente contrario a quello che oggi viene a dire qua. Noi siamo contenti, non è che siamo scontenti, no, siamo contenti perché ciò che abbiamo sempre detto noi, di valutare qualsiasi forma per arrivare a proporre un intervento su quell'area. Finalmente oggi lei si è convinto anche lei, siamo contenti, benissimo, su questo ripeto è un'ottima notizia, quindi su questo dico io. Però tornando sul punto e chiudo, noi diciamo di mettere sulla scuola di Piazza, ed è possibile, se non lo vuole fare a destra lei, visto che dice che deve riprogrammare quelle somme, va bene anche quella. Ma prioritariamente, prima di fare altro, io ritengo che sull'edificio di Piazzano, e non c'entra niente che ha ricevuto, a Tessa avete ben fatto e ha ricevuto il finanziamento per la scuola Ciamboli, ci mancherebbe altro, avete fatto una cosa buona, un dovere, ripeto, che abbiamo fatto noi prima, avete fatto voi, benissimo, la strada è giusta perché si è iniziato alcuni anni fa a mettere a posto tutte le scuole, non significa niente che abbiamo ricevuto il finanziamento per quello. Perché comunque abbiamo altro, abbiamo altri edifici e non mi sembra nemmeno giusto da parte degli alunni che alcuni alunni vanno in edifici sicuri e alcuni continuano a stare in edifici non sicuri perché, ripeto, si vogliono destinare alcune somme ad altro e magari perché ci dobbiamo aspettare comunque i finanziamenti che devono arrivare. Questa è la situazione. Quindi noi diciamo che quei soldi che bisogna riprogrammare con qualche altra piccola somma che si possono tranquillamente distogliere dal vostro programma, faccio un esempio, il parco di Piazzano 110.000 euro, mi sembra un'esagerazione una somma del genere su quella situazione là, bruciare 110.000 euro per un parco, per arredarlo, semplicemente per arredarlo, non so che cosa ci volete fare, per amore di Dio. Non contesto, ma mi sembra in una fase del genere, economica del genere, mi sembra un'esagerazione. Quindi io direi 150, 50 per il parco che sono più che sufficienti e altri 50 li metti insieme, ci abbiamo 200.000 euro, che quella scuola con 200.000 euro io sono più che convinto che si possa mettere a norma. Allora possiamo passare alla... Ovviamente vado a favore, cioè. Allora possiamo votare la votazione, votare il secondo punto. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi con 5 favorevoli e 15 contrari la mozione viene respinta.